Cosa leggi di bello? Carlo Marx. Non sarai mica comunista. Bisogna essere comunisti per leggere Carlo Marx. Rupert, la risposta è valida. Beh, se non sei comunista, cosa sei? Niente. Niente? Mi disgusta ogni forma di governo. Qualcuno deve governare. Mi disgusta la parola governare. Beh, invece di governare, diciamo pure guidare. Il governo è guidato dal potere politico e il potere politico è una forma d'oppressione sul popolo. Mio caro giovanotto, la politica è necessaria. È un insieme di leggi imposte con la forza. In America le leggi non sono imposte, ma volute dai liberi cittadini. Fatevi un giretto e vedrete quanto sono liberi. Non mi hai lasciato finire. Sono tutti irregimentati e senza passaporto non li lasciano muovere un dito. Vorrei dire soltanto... In un mondo libero sono violati i diritti elementari del cittadino. Se non mi lasci... Siamo divenuti strumenti in mano ai politicanti. Ascolta, caro... E se non la pensate come loro, vi tolgono il passaporto. Vuoi permettere... Lasciare che il io... paese è un'impresa difficile. Sì, per entrarci è come passare per la cruna d'un ago. Ma se... Sono libero di viaggiare? Certo che sei libero di viaggiare. Solo col passaporto. Posso dire una parola? Solo col passaporto. Senti, caro... Gli animali hanno passaporto? Hai finito? È assurdo che nell'era atomica della velocità si resti bloccati dentro e fuori dal passaporto. Se chiudi il becco potrai parlare anch'io. Esiste forse la libertà di parola? L'hai presa tutta tu. E l'iniziativa privata? Parlavamo di passaporti. Oggi tutto è monopolio. D'accordo. Ora io posso vorrei... mettermi a costruire automobili in concorrenza con i grandi tre? Se potessi dire una parola... Manco per sogno! E mettermi negli alimentari in concorrenza con le drogherie a catene? Vuoi tacere o no? Manco per sogno! I monopoli schiacciano l'iniziativa privata! Esattamente come 60 anni fa! E la bomba atomica... Ah! È un delitto quando il mondo chiede energia atomica! Sì. Che i grandi stati fabbrichino le bombe! Ma io sono contro le bombe atomiche! Volete spazzar via la civiltà? Distruggere la vita sulla Terra? Siete tutti arretrati di un secolo! Io ci ho perso il trono per essere contro le bombe! Come se le bombe atomiche risolvessero i vostri problemi! Ascolta, marmocchietto! Oggi l'uomo ha troppo potere! L'impero romano declinò dopo l'assassinio di Cesare! E perché? Per eccesso di potere! Il feudalesimo sfociò nella rivoluzione francese! E perché? Io... Per